auguri a tutta la chiesa di Lopri Geraci, al suo nuovo vescovo, il vescovo Francesco Colima. Detto questo, so che c'è già la mattina, si conosce anche il curriculum, alla vena di Papa Sidero. Questo è anche simbolico, perché Papa Sidero in greco, sapete, è un termine che richiama appunto alla Chiesa, alla liturgia e alla vita ecclesiale, anche nella sua etimologia. Provincia di Potenza e diocesi di San Marco Argentano Scaliarci. È nato il 14 gennaio 1951. Dopo la maturità classica conseguita presso il liceo Campanella di Reggio Calabria, ha frequentato gli studi teologici al Pontificio Seminario Regionale Pio X di Catanzaro. È stato ordinato sacerdote a Mormanno il 5 gennaio 1976, incardinandosi nel clero della diocesi di Cassano allo Ionio. Trasferitosi a Roma per perfezionare la sua preparazione, ha ottenuto il dottorato in utroque iure all'Università Lateranense nel 1981. Inoltre ha conseguito il diploma di archivista presso l'Archivio Segreto Vaticano 1976, quello di avvocato rotale presso la Rota Romana 1991 e la laurea in pedagogia presso la LUMSA 1996. Forse quello che segue è la cosa che ci interessa ancora per quanto riguarda appunto il suo aspetto e la sua prospettiva di impegno pastorale. Incarichi pastorali più significativi da lui svolti: 77-88, vicario parrocchiale, cioè viceparroco di San Gemma Galgani a Roma; 78-80, vicario parrocchiale a Santa Maria del Piano in Verbicaro; 80 fino a tutt'oggi canonico del capitolo cattedrale di Cassano allo Ionio; 82-92 difensore del vincolo presso il Tribunale Ecclesiastico Regionale Calabro di Reggio Calabria; 83-84 prorettore del seminario; 1984-85 padre spirituale del seminario; 85-95 presidente dell'Istituto Diocesano Sostentamento Clero; 85 a tutt'oggi parroco di San Girolamo a Castrovillari; 92 fino all'anno scorso giudice ecclesiastico presso il Tribunale Ecclesiastico Regionale Calabro dall'anno scorso, cioè il 13, sapete, è presidente del Tribunale Ecclesiastico Regionale. Dal 92 al 14, docente di diritto canonico all'Istituto Teologico Calabro di Catanzaro. 2001-2005, invitato all'Università Magna Grecia di Catanzaro. 2005-2007, invitato all'Istituto Pastor Bonus di Lipoli, Lamezia Terme, e vicario giudiziale della diocesi di Cassano allo Ionio. 2006-2012, vicario foraneo di Castrovillari. 2008-2014, vicario generale di Cassano allo Ionio. E dal 2011 al 2012, amministratore diocesano di Cassano allo Ionio. Questo è il suo curriculum vitae e il suo curriculum pastorale. Mi pare che abbia spaziato in tutti i campi, sia pastorale, sia giudiziale, sia quello del mondo delle università, eccetera. Quindi le prospettive dal punto di vista umano e della sua preparazione, oltre che del suo ministero, credo che siano tutte
perché con la grazia di Dio la luce dello Spirito Santo possa guidarci come Chiesa di Locri Gerace verso i sentieri del nostro futuro. Adesso sono qui, se avete qualche domanda da fare, e se avete... Una domanda che ci vedo tutti, prego. Sì. Immagino che la procedura, non so, mi scuso se sbaglio, una volta che voi avete letto l'annuncio, lo avete sentito? È una... No, io mi sono attenuto. E sono stato quello che più ha subito questa privazione di poter parlare. È la prima cosa che mi riprometto di fare, lo diceva qualche... No, non ho detto il nome, ma la prassi, lo dicevo, ovviamente la prima cosa che farò è quella di mettermi in contatto con lui. Appena ci sbrighiamo da questa riunione, da questo annuncio, da questa assemblea di annuncio. Possibile data di consacrazione? Dunque, questo adesso è tutto da vedere. I termini che pone il diritto canonico dal giorno dell'elezione all'inizio del ministero o presa di possesso della diocesi, presa di possesso significa, è un termine legato ai vescovi conti quando c'erano, ma l'inizio del suo ministero, i termini che pone il diritto canonico mi pare siano di 2 mesi. Adesso 3, ci sono i trineo eletti, 3. Vabbè, sono più informati i canonisti. Che, quindi entro 3 mesi dovrebbe iniziare il suo ministero, quindi fare il suo ingresso in diocesi. Invece gli altri tempi adesso per l'ordinazione, il luogo dell'ordinazione, chi lo consacrerà vescovo, eccetera, questo è tutto da stabilire a partire da oggi. Bene, grazie a tutti. Grazie a tutti.